Chiara Ferragni e Francesca Fagnani sono presenze certe. E ora Amadeus è alle prese con la scelta delle altre prime donne che affiancheranno lui e Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2023 nelle serate di giovedì e venerdì. Ho un'idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l'ho in mente, ma accadrà, dice il conduttore ospite di Facciamo Finta Che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Anna Oxa e il caso Rai. A Sanremo snobba l'intervista con la moglie di Amadeus. Poi spiega i motivi il Toto Nomi dopo l'autocandidatura scherzosa della comica Katia Follesa durante il programma di Fiorello. Alle parole di Amadeus su una presenza femminile importante, è subito partita la girandola di ipotesi. Monica Bellucci? La super top model Vittoria Ceretti? Andrea De Logu? Francesca Fialdini? Beatrice Venezzi? Benedetta Porcaroli? Pilar Fogliati? Circolano illazioni di tutti i tipi. Ma Amadeus chiarisce che il suo modus operandi è molto poco prevedibile. È un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un po' dalle sensazioni. Francesca Fagnani quando l'ho annunciata l'avevo pensata in realtà 3 giorni prima, l'ho chiamata subito, l'ho invitata all'istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione.